C'è un piacentino che sta già testando sul proprio corpo l'efficacia dell'attesissimo vaccino anti-Covid. Si chiama Maurizio Confalonieri, ingegnere classe 1947 e da anni lavora in Medio Oriente. Attualmente è impegnato nella realizzazione di una centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti. Vista la delicatezza del suo ruolo, è considerato un essential worker, ossia un lavoratore strategico al pari di sanitari, forze dell'ordine e piloti di aereo. Per queste categorie, dalle autorità locali è stato messo a disposizione un vaccino sperimentale di origine cinese da somministrare su base volontaria. Confalonieri ha immediatamente aderito, ma inizialmente era stato escluso perché il primo programma aveva un limite di 60 anni di età. Dopo due giorni mi hanno telefonato e mi hanno detto: abbiamo lanciato un programma, un progetto per vaccinare le persone sopra i 60, è interessato? Io ho detto sì, sono interessato, quindi mi sono presentato, mi hanno fatto la visita medica, l'intervista medica e mi hanno fatto la prima dose la settimana scorsa. Nella quarta settimana, quindi del 21esimo al 28esimo giorno, viene fatta la seconda iniezione. Alla quinta settimana, dopo 35 giorni, viene fatto il prelievo del sangue e mandato all'università per i controlli degli anticorpi. Poi lo aspettano altre due settimane di attesa prima di conoscere l'esito definitivo della sperimentazione. Il programma si divide in tre categorie e uno non sa in che categoria è. C'è il vaccino A, il vaccino B e il placebo. Quello che faccio io si articola in sette settimane. Quindi io dopo 49 giorni saprò se ho sviluppato gli anticorpi o no. Se non ho sviluppato gli anticorpi, vuol dire che avevo il placebo, mi fanno il vaccino vero e quindi riparto con un altro programma di tre settimane. Tecnicamente, il vaccino cinese utilizza il metodo del vettore virale, capace di trasportare all'interno delle cellule umane alcuni geni del virus SARS-CoV-2, stimolando la reazione immunitaria. Il controllo a cui è sottoposto è quotidiano. Mi chiamano tutti i giorni. Devo dire qual è la temperatura, se ho sintomi respiratori, sulla pelle, come mi sento benissimo. Ma anche altri stanno, insomma, anche i miei colleghi giovani che hanno fatto il programma normale, non c'è nessuno che ha avuto reazioni, insomma. Appuntamento quindi a Natale. Allora Maurizio Confalonieri saprà se il vaccino sperimentale contro il coronavirus avrà funzionato sul suo corpo. Essere immunizzati senza aver passato la malattia né aver patito effetti collaterali sarebbe il regalo migliore e lancerebbe un concreto segnale di speranza fino alla sua Piacenza.